È finita 0-0 la partita tra la miglior difesa del campionato, quella del Fossombrone, contro il miglior attacco, quello del Roma City. Fossombrone che può disporre di parecchi titolari assenti per alcune giornate, titolari egregiamente sostituiti comunque da giovani dotati di capacità tecniche ed agonistiche di tutto rispetto. Gara subito combattuta e aperta con i padroni di casa sostenuti a gran voce dagli ultras del Botti Club. 4-3-3 per gli uomini di Mister Fucili, 4-1-3-2 ospite. Parte bene il Fossombrone, ma al quindicesimo sono gli ospiti ad andare al tiro dopo una manovra ariosa, ma la conclusione da lontano del numero 26 del Roma City, Ascoli, non inquadra lo specchio della porta con l'estremo difensore bianco-blu Amici, che comunque controllava la traiettoria del pallone. Pronta risposta dei bianco-blu del Fossombrone al 22esimo, sul proseguo di un calcio di punizione Casolla tira da posizione ravvicinata, para di Chiara. Partite interpretate in maniera fin troppo maschia dai giocatori ospiti, si corre tanto con portatori di palla sempre sotto pressione e le squadre cercano di superarsi. Al 30esimo è la volta del Roma City, bel passaggio calibrato per Di Rienzo che dalla sinistra lascia partire un tiro debole che non impensierisce l'estremo difensore del Fossombrone Amici. Al 34esimo occasione mostruosa per i padroni di casa, Casolla riesce a liberarsi con bravura in aria, riesce a fare la cosa più difficile e sbaglia quella più facile, spara fuori un rasoterra alla sinistra del portiere del Roma City. Pagliari cambia spesso posizione, i laziali non fanno complimenti, a volte la partita si trasforma in una vera battaglia. Ripresa, pronti e via, Calvosa, il numero 3 del Fossombrone, va a terra in aria, l'arbitro fa proseguire, in campo nessuna protesta. Dal decimo, vistosa trattenuta a centrocampo di Fradella su Pagliari, primo giallo per un giocatore laziale, ma qualche giallo ci poteva stare anche prima. Iniziano i cambi e al 29esimo altra occasione per il Fossombrone, ma Pagliari a tu per tu con Di Chiara si fa ipnotizzare dal portiere e non riesce a mettere dentro il pallone del vantaggio. Dal 41esimo ancora Fossombrone, cross dalla sinistra, colpo di testa ancora del Peperino Pagliari e Roma City che si salva in angolo. È l'ultimo sussulto di una bella partita giocata davanti a circa 600 spettatori. Fossombrone 0, Roma City 0. No, io non sono soddisfatto perché voglio dire, nel senso, noi, cioè, il punto va bene perché comunque prendere 0 gol e fare i punti va sempre bene, va sempre bene. E noi abbiamo sbagliato qualche partita e quindi per le partite che abbiamo sbagliato in precedenza adesso il punto magari ci può stare meno bene che di quello che è realmente, perché oggi la partita, anzi, sull'errore del nostro difensore il ragazzo lì ha avuto occasione, adesso non, Battisti credo, Pagliari. Battisti, uno il primo tempo Casolla, ma quello del secondo è stato un retropassaggio sbagliato, quindi vabbè. E, però ecco, il punto andrebbe bene se noi avessimo vinto partite in precedenza.